Allora, 10 domande in 10 giorni. Che cosa vi ho chiesto? Che cosa vi ho chiesto? Vi ho chiesto, ma lo sai che cos'è il 5G? Ah, già che lo so, il 5G. Sì, lo so e penso che sia pericoloso. L'ho fatto un po' di imbugliose, così mi è venuto imbugliose oggi. Poi, 66%. Sì, lo so, ma penso che... Scusami, so cos'è e penso sia pericoloso. 66, penso che non sia pericoloso e 16 fa 5 che? 5 gio, ah boh. E quindi no. Per cui insomma, in poche parole, sto 5 gio non lo sappiamo tantissimo, diciamo che un po' non si sa e un po' non si sa, però le cose belle sono i commenti. Allora, beh, brava, Isabella Tatui, oh, spero di averlo detto con l'accento che è un pochino francesizzato, vero? E Antonio Kille e dice una rete veloce, smart, no, non è pericoloso, brava Isabella. E Antonio Chile mi dice pericolosissimo, soprattutto prende in giro, dice quei soggetti Covid-19 vaccinati si spostano nei bordi di questa terra piatta, l'amico di mia cugina lavora con queste cose e me ne ha parlato. Oh, da quando io ho la più brava social media manager della storia, che è mia cugina, che voi scherzi, ma io voglio dire, no? Cioè io ho veramente la cugina, che è quella che mi fa tu, Laura, Nava, è lei, cioè è lei che fa le cose, capito, dietro. E uno dice, mia, ma proprio la tua cugina deve andare. Eh certo, ma la mia cugina, ma lei è brava proprio. Cioè nel senso che io ho la cugina brava, mica... Ecco, anche qua, guarda, dov'è? Eccola là. Ah, beccata, fai ciao, tutti fermi, fai ciao, così la beccata, eccola, vedete la cugina. Oh, c'è cugina e cugina. Io modestamente c'ho una brava cugina. Allora... poi no, perché c'è chi fa corsi di cucina e io faccio quelli di cugina, anzi faccio la cucina, mamma mia se mi sentissero i miei con battute. Allora, poi c'è Chiara Cinzia Santè che dice lo so cos'è, impatta sulla salute, ma non credo non ci sia nulla che non lo faccia, vabbè questo lo già. E Elena Salerno dice questa corsa alla velocità ci porta a dismettere prodotti ancora funzionanti e pericoloso per la mente. Elena, non ho capito la risposta, ma fa niente, è colpa mia che vado troppo veloce. Ti è mai capitato di comprare prodotti e servizi perché suggeriti da influencer? Questo non è male. Sì, mi fido del loro consiglio, 2%. No, ma voglio dire, già questi hanno il 99% nella maggior parte dei casi, escluse le dovute eccezioni, di fake. E la cosa pazzesca è che nessuno, tutti sanno dei fake e poi se lo dimenticano. Cioè, quando dici, quanti follower ha quello là? Ne ha 1 milione. Ma se abbiamo detto che è pieno di fake? Sì, effettivamente. Allora, cioè, fallo subito. Forse ne è 1 milione, non è 1 milione. 2%, mi fido del loro consiglio, 0. Cioè, quindi le aziende, poverini, voi pensate le aziende che pagano perché l'influencer parli del loro prodotto. Allora, già lo guardano in 4, anche se c'è 1 milione di follower, perché io ho visto delle dirette di famose soubrette, Miss, con 1 milione di follower che hanno 4 no, avevano 50 live in contemporanea. Ma mia, ma non c'è 1 milione? Io che sono sfortunato, sono, per non dire quello di loser, come dicono qua, e allora ho dei numeri veri, ma piccoli. Ma dico, ma ancora non c'è andare live. Infatti, se ci fate caso, alcuni influenzeroni, famosoni, non ci hanno mica live, se no appare il numerello. Allora, poi il 22%, sì, ma solo prodotti e servizi che stavo già cercando. 76%, no, non credo nella veridicità di quello che dicono. Cioè, praticamente, tra i fake e la gente che non gliene frega niente, io direi che magari aziende una smettolina, una occhiatina maggiore gliela darei. Roberto Cavaliere dice che l'effetto opposto, cioè se io vedo un rossetto non lo userò mai, e in effetti a volte fa venire questa voglia, e Nunzio Siriano dice no, perché se è molto pubblicizzato vorrà dire che il valore reale è inferiore a quello che pago. Vabbè, questo certo, però a volte bisogna anche dirtele le cose. E Sissi Eos, fantastica, che dice... Sì, confesso, in particolare questi prodotti, che non cito perché non sono influencer, ma per bella questa, mi sono trovata benissimo, l'ho consigliata a diversi amici, oddio non sono influencer, oh, troppo simpatico, comunque il loro lavoro non ci vedo nulla di male, va bene, ok, ci sta, infatti è il loro lavoro, l'importante è che però facciano, come dire, no, che siano vere le cose, no, è truffa, va bene. Altra domanda, filtri l'accesso ai contenuti o limiti il dispositivo di tempo ai tuoi figli? 30%, questo è bello, 30%, sì. Monitorano, 10% si filtrano ma non il tempo, 8% limita il tempo, nessuna delle due. La cosa più impressionante è nessuna delle due, cioè nessuna delle due vuol dire che forse la domanda, ecco, ne prepariamo un'altra, cugina, io direi, perché praticamente io direi, ma di quelli che non fanno nessuna delle due, no, ma dico, fate un'azione
di investimento culturale sui figli per spiegare quel mondo lì, o semplicemente non fate niente? No, quella cosa sarebbe importante da capire. Simona Martinez dice no, cercato di spiegare in pericolo, quindi lei è una di quelle che lo fa, parlare, parlare, molto, molto, spiegare, spiegare, Family Link, monitorare, va bene tutte e due, uso l'app Family Link di Google, funziona bene, inoltre, eccetera, funziona bene, è gratuita. Molto bene. E che cosa vi... Ah, le vostre domande, le mettiamo.